Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Il tema che affrontiamo questa sera è una cosa che colpisce un po' tutti noi, vediamo direttamente quando andiamo a fare il pieno di carburante, quando andiamo a pagare le bollette del riscaldamento e dell'energia elettrica in queste ultime settimane, quando ci chiediamo come andrà a finire anche da questo punto di vista tutto ciò che è stato non dico innescata, ma sicuramente fatto deflagrare dal conflitto in Ucraina. Una vera e propria economia di guerra, e le domande che ci poniamo sono quelle relative alle scelte che sono state compiute, che vengono compiute proprio in questi tempi attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e che dovranno essere compiute in futuro per ripensare il nostro modo in generale di vivere, ma soprattutto di pianificare quella che potrebbe essere una sorta di autosufficienza, comunque una sostenibilità energetica per il nostro paese. E di questo parliamo ascoltando punti di vista che sono spesso diametralmente opposti e ascoltando una voce molto importante dal punto di vista della scienza economica. Gli ospiti studio, li presento subito, sono Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo, autore in tempi che non sono recentissimi, questo appunto rende ancora più profetico il suo saggio, i no che fermano la decrescita, insomma, quindi esprime già che fermano la crescita, insomma, e che creano decrescita, è un po' il tema dei suoi studi non recentissimi, per cui insomma è un tema che aveva inquadrato da tempo, collega giornalista e appunto in questo periodo anche presidente di Abruzzo Sviluppo. Una tesi completamente diversa è quella, o parzialmente diversa, vedremo, quella delle associazioni ambientaliste. Oggi abbiamo in studio Filomena Ricci, delegato regionale del WWF. Buonasera. Buonasera. Diamo la buonasera ai nostri telespettatori. E il cartello ambientalista ha appunto proprio in questi giorni tirato fuori un decalogo che io leggerò tra poco, che riguarda le scelte per limitare la nostra dipendenza in particolare dal gas. Per quanto riguarda invece una posizione più neutra, non perché le altre posizioni siano in qualche modo estreme, ma insomma comunque una posizione scientifica che ci aiuterà molto a delineare il quadro generale in cui questo tema si va a calare, quello del professor Mario Eboli, che io ringrazio e saluto, economista dell'Università d'Annunzio, spesso ospite anche delle nostre trasmissioni, che appunto ci darà un quadro d'insieme. Ecco, io inizierei proprio da lui, proprio per avere un quadro d'insieme, per capire che cosa è accaduto e di cosa è figlia un po' questa situazione sui mercati innanzitutto, è un po' il suo mestiere, ma anche diciamo sulle scelte che sono state fatte dai governi in generale rispetto alle politiche economiche sul fronte energetico. Cosa ha provocato questo, che è uno scenario da tempesta perfetta subito, ecco, dopo la pandemia, è arrivata la guerra, professore? Brevemente, ovviamente. Sì, brevemente. A modo introduttivo. Sì, la ringrazio per l'invito, naturalmente è sempre un piacere venire qui da voi. Dunque, sì, il tema è principalmente oggi quello delle scelte energetiche, della necessità di diversificare le nostre fonti di approvvigionamento e soprattutto di impedire che aumenti ingiustificati delle materie prime energetiche, gas, petrolio e compagnie, frutto di speculazioni di cui poi casomai parleremo, vadano poi a scaricarsi sulle bollette delle famiglie e soprattutto anche quelle delle imprese, perché l'energia è un fattore della produzione che entra in tutte le filiere produttive, no? Dalla parrucchiera sotto casa alla produzione di pasta, dappertutto. Quindi un aumento così marcato e soprattutto ingiustificato dei costi dell'energia è veramente un disastro, perché genera una spinta inflazionistica di cui in questo momento è proprio l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Però se vogliamo parlare di questo, come giustamente diceva il nostro ospite, cominciamo un attimo a vedere lo scenario in cui tutto questo sta accadendo. E lo scenario è quello di non solo una tempesta perfetta, ma due tempeste perfette, una dietro l'altra. La pandemia, dal punto di vista strettamente economico e finanziario, è stata una tempesta perfetta perché
configura uno scenario veramente difficile, nel quanto i sistemi economici, le macroeconomie e l'economia nazionali sono esposti a degli shock avversi. E noi economisti dividiamo tra shock dal lato della domanda, cioè quando gli acquisti di beni e servizi da parte della popolazione, dei governi, diminuiscono e quindi questo riduce il livello dell'attività economica e del reddito, o shock dal lato dell'offerta, cioè dal lato della produzione. C'è lo tsunami in Giappone, Fukushima e compagnia, un certo numero di imprese lì lungo la costa vengono letteralmente cancellate, quindi quella produzione si ferma e poi noi abbiamo tutti gli effetti di questi disastri naturali che ogni tanto accadono, questi intoppi, quindi abbiamo il canale di Suez che si blocca e quindi non passa una cosa, oppure abbiamo problemi di questa natura che perturbano l'economia dal lato della produzione. Quello che è successo con la pandemia è che contestualmente e contemporaneamente abbiamo avuto seri problemi sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta. Ora, col senno di poi, la caduta dell'attività produttiva e dei livelli di reddito che si è registrata, diciamo, poteva andare peggio. Ecco, è stata forse la sorpresa positiva, che sì, noi abbiamo avuto cali tra il 6, l'8 e il 10% del PIL in vari paesi occidentali, però questa caduta poteva essere più marcata, poteva essere peggiore. Quindi la buona notizia è che poi non è andata tanto male quanto poteva andare. Noi siamo comunque in crescita come paese. La cattiva notizia è che la fase di... noi siamo in crescita rispetto agli anni passati, noi dobbiamo tornare al livello pre-Covid. La sorpresa che non ci aspettavamo, anche se ormai da 15 anni, 10 anni gli economisti sono molto concentrati, hanno compreso che per guardare i sistemi economici non possiamo non tener conto della rete di relazioni, di scambi commerciali e finanziarie che genera un tessuto integrato a livello globale, e questo da un lato stabilizza le economie quando le cose vanno bene, da un altro crea il terreno per la propagazione di queste perturbazioni, di questi shock. E quello che non ci aspettavamo è che il rientro verso la normalità in realtà è lento. È lento perché una volta che si fermano determinate attività, rimetterle in moto, tornare a far girare la macchina al regime normale non è semplicissimo. Un esempio è quello della logistica. Una volta si è fermata tutta la... il trasporto, diciamo, di merci su container nel mondo, per lo più gestito da cinesi e danesi, si sono fermati tutti questi benedetti container, ma poi per rimettere in moto tutta quella macchina ci vuole tempo, perché il principio è che non viaggino vuoti, quindi c'è necessità di coordinare i trasporti in modo da ottimizzare l'uso, insomma non sprecare soldi, ma questo significa che la macchina si mette in moto lentamente, ci è voluto molto tempo. Poi, come un refrain che oggi forse mi tornerà in bocca spesso, è che le crisi mettono in luce le criticità. Quindi la crisi della pandemia e quella attuale del conflitto stanno mettendo in luce, stanno facendo pesare le criticità dei sistemi economici e politici in cui viviamo. Una delle criticità è proprio quella dei costi delle materie prime, che in alcuni casi sono cresciuti in maniera rapidissima ed ingiustificata. Ora, se volete, io mi fermo qui e lascio. No, rispetto soltanto un giudizio in generale sul tema della speculazione, se c'è. Benissimo, o se non c'è. Allora pensavo di recuperare questo tema più avanti. No, perché io voglio fare un primo giro sull'analisi. Proprio l'altro giorno c'è stato un articolo firma di Carlo Cottarelli su Repubblica che mostra un grafico estremamente chiaro nella lettura, che ci fa vedere come l'andamento del prezzo sulla piattaforma TTF, che è questa piattaforma che è stata creata proprio per dare caratteristiche di efficienza ai mercati, perché poi tutto quello che stiamo dicendo adesso rimanda a una visione, i problemi dei paesi occidentali a mio giudizio sono prima di tutto culturali, che poi diventano politici e di conseguenza economici. E noi abbiamo abbracciato una visione iperliberista, secondo alcuni, cioè oddio, alcuni lo chiamano iperliberismo, altri lo chiamano turbocapitalismo. A mio giudizio la parola esatta dovrebbe essere paraliberismo, sia perché il prefisso para rimanda correttamente all'idea di qualcosa che assomiglia ma non è, sia perché rimanda all'idea di paraculo.
perché è un capitalismo da paraculi in cui l'uso strumentale della disinformazione è cresciuto al punto tale che io mi permetto di sostenere che se fino a qualche decennio fa la menzogna, il segreto, la disinformazione erano uno strumento tradizionale del potere, noi stiamo attraversando un cambiamento epocale senza accorgerci, perché la disinformazione, la menzogna, il falso generalizzato sono diventati il metodo del potere dei paesi occidentali. E perché questo? Scusate, adesso sto tornando invece di andare. Perché nel frattempo i sistemi parlamentari che fanno la cinghia di trasmissione della volontà popolare e sono anche e soprattutto il terreno della mediazione politica di cui abbiamo bisogno affinché queste volontà si trasformino poi in politiche concrete, sono stati via via svuotati dei loro, i parlamenti sono stati svuotati dei loro. Noi in Italia siamo stati avanguardia, abbiamo avuto parlamenti nominati dai partiti, ma non crediate che negli Stati Uniti il congresso funzioni in maniera molto, è un problema che abbraccia tutti i paesi. Sono venuti meno i meccanismi di controllo. No, sono di meno i meccanismi di formazione della volontà politica popolare e della mediazione e quindi della trasformazione delle sensibilità, dei desideri politici democratici, del demos, in politiche di governo. E si è andato via via sostituendo questo meccanismo che dal punto di vista istituzionale, quello che troviamo scritto per esempio nella nostra Costituzione, che a mio giudizio rimane un testo assolutamente valido e bellissimo, però rimangono sulla carta. Quindi il meccanismo politico si è via via trasformato con partiti che sono sempre meno organizzazioni o sono sempre più, come dire, partiti personali dei leader, dove i leader si rapportano direttamente con il demos, con le masse, con linguaggi sempre più semplificati, perché poi nel frattempo sono successe anche altre cose alla scuola, a livello culturale. Certo. E in tutto questo la boutade, il tweet che attira l'attenzione, diventano poi lo strumento. Io adesso vorrei fare un attimo un salto, perché se me ci torno dopo. Uno dei grossi problemi occidentali sta proprio in questo. Ormai non dico nulla di scandaloso se dico che la guerra alla Libia non andava fatta, l'hanno ammesso anche gli americani, e le ragioni, tra le ragioni di quel tragico errore strategico che a 10 anni di distanza continuiamo a pagare, ci sono motivi assolutamente indecenti, come il fatto che i sondaggi di Sarkozy erano calati. Certo. Cioè, quindi, diciamo quindi i paesi occidentali, mi fermo qua perché potrei continuare per ore. A monte il problema dell'Occidente è il degrado proprio politico dal punto di vista istituzionale che non si riesce ad arginare, che ha portato a fenomeni di ribellioni generalizzate come il trumpismo negli Stati Uniti e così via. Quindi da lì partono i nostri problemi. Quella è, se noi vogliamo andare alla fonte, diciamo, ma perché in Occidente le cose stanno andando come stanno andando? Noi dobbiamo fare un'operazione di consapevolezza, smettere di raccontarci che da noi va tutto bene, i cattivi sono sempre gli altri, e prendere atto del fatto che le nostre democrazie, soprattutto le democrazie emerse dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa, sono progressivamente diventate sempre meno democrazie, sempre più demagogie. Bene. E in un ambito demagogico poi diventa difficilissimo fare scelte strategiche che tengano conto dei vincoli a cui siamo soggetti. E ora mi taccio. No, mi pare che questa sia la premessa un po' per illustrare le due posizioni. Sì. Entrambe, in questo io sono in debito rispetto a Filomena Ricci, ritenute profetiche da ciascuno degli schieramenti rispetto alle politiche energetiche, perché tutti quanti dicono: ecco, l'avremmo detto che saremmo arrivati a questo, nella sostanza da posizioni diverse. Iniziamo da quella di Stefano Cianciotta, proprio restando in questo primo giro sullo scenario, poi parleremo delle scelte future. Perché si è arrivati a questo? Beh, le suggestioni del professore effettivamente ci aprono scenari di discussione che necessiterebbero almeno di una decina di trasmissioni. Io peraltro ho avuto la fortuna 3 anni fa di rappresentare lo Stato Maggiore della Difesa a una conferenza annuale della NATO proprio sul rapporto tra la Cina e il Mediterraneo. Il tema che ha posto lui sulla Libia è un tema molto interessante, perché in questo momento si parla pochissimo del Nord Africa, ma quella è una zona che da molti anni, da quando c'è stata appunto l'uccisione da parte dei francesi, avallata ovviamente dagli Stati Uniti,
di Gheddafi che ha creato una destabilizzazione fortissima. Se ne parla tanto perché sono loro che dovrebbero darci il gas dall'Algeria adesso, eh? L'Algeria peraltro è sotto il protettorato cinese, perché i paesi che ha visitato il ministro degli esteri Di Maio negli ultimi giorni, segnatamente, a parte ovviamente il Qatar, ma l'Angola, Nigeria e Algeria, sono paesi sui quali la Cina da almeno 15 anni ha fatto investimenti importanti. Non so se i telespettatori lo sanno, ma la Cina, che solitamente non interviene da un punto di vista militare, ma costruisce le dinamiche diplomatiche, non è intervenuta nel Nord Africa, dove si stanno confrontando invece Turchia e Russia, la Russia che ha armato peraltro Haftar, che era uno dei due governi libici, ma ha realizzato 1 milione di alloggi popolari in Tunisia e in Algeria, e l'Algeria ha acquistato di recente 4 sommergibili dalla Cina che sono puntati contro le coste italiane a difendere le zone esclusive di pesca. Dico questo perché ci sta rassicurando, insomma. Questo è il contesto nel quale noi ci stiamo muovendo, un contesto peraltro che veniva da un allargamento delle filiere a dismisura, quello che diceva prima il professore, perché io non credo oggettivamente alle tempeste perfette, cioè la pandemia in qualche modo ci ha ricondotto a un equilibrio a cui non eravamo più abituati, ma tutto il mondo occidentale aveva scaricato sull'est del mondo, che oggi fa il 50% di produzione del PIL, tutta la produzione. Non era un problema della pandemia, se questo l'abbiamo scoperto 2 anni fa, così come, come dire, lo schiaffo che ha dato Putin alle democrazie occidentali, perché di questo si tratta. Poi magari possiamo parlare anche del futuro di Putin e della Russia, perché inevitabilmente Putin la guerra l'ha persa, a prescindere se vincerà sotto il profilo militare, perché probabilmente tutti dovranno essere d'accordo da favorire questo cambio di governo all'interno della Russia, a prescindere da quello che accadrà, e probabilmente accadrà a breve, ce lo auguriamo, una tregua, ma difficilmente si arriverà alla pace, perché quello che è accaduto... Restiamo però sul passato, sulle scelte sbagliate. Che cosa è accaduto? Che l'Italia, vengo proprio al tema della Libia, doveva essere sostituita, secondo le intenzioni di Sarkozy, dalla Total. L'Italia ha uno stabilimento importante attraverso l'ENI a Melità, e 10 anni fa, prima dell'uccisione di Gheddafi, gestiva il 65% delle risorse petrolifere libiche. Dopo l'uccisione di Gheddafi l'Italia è arrivata al 90%, la Total è stata quasi completamente esautorata dalla gestione del petrolio libico. Che cosa vuol dire questo? Che l'Italia, per fortuna, in questi decenni ha costruito, attraverso grandi aziende, grandi manager come Mattei e Leni, una reputazione fortissima all'interno di quel sistema, che ovviamente non è soltanto un sistema di impresa, ma anche un sistema di capacità, di relazioni e di equilibri geopolitici. La geopolitica è un tema che purtroppo, per esempio, il mondo del management privato e pubblico disconosce da molti anni, e che dovrebbe invece tornare a imparare e studiare, che hanno consentito al nostro paese oggi quantomeno di sedersi al tavolo per gestire questa difficile partita. Perché, lo dicevamo prima della trasmissione, i temi dell'energia, almeno dal 1987, dal dibattito sul nucleare ad oggi, sono stati costruiti nel nostro paese sempre sull'onda dell'emotività. Non c'è stato mai nessuno che ha costruito un percorso razionale di empirismo verso il quale oggettivamente avremmo dovuto capire che dipendere dalla committenza russa per il 46% sarebbe stata una follia, come lo è, il professore ce lo insegna, in ambito di economia aziendale. Se il tuo fornitore è uno solo, è molto probabile che quando va in crisi quella filiera, inevitabilmente entrerà in crisi anche tu. Nell'ultimo decennio però, che cosa abbiamo fatto noi? Non solo non abbiamo rivisto questa monocommittenza, ma abbiamo ulteriormente emarginato tutto un sistema industriale che era intorno, per esempio, alle trivellazioni del gas, che oggi, certo, come dire, pesano per meno del 3%. E in questo saggio che tu hai richiamato, io, Alberto Brambilla, che all'epoca era il capo dell'economia del Foglio e oggi corrispondente di Bloomberg dall'Italia, mettevamo in rassegna tutti quei no che, a nostro giudizio, inevitabilmente avrebbero
costretto il paese, quando ci sarebbero state quelle che vengono definite tempeste perfette, non solo a rivedere le sue scelte, ma paradossalmente a essere in ritardo, perché le scelte ovviamente devono essere pianificate prima. La Cina vince perché è l'ultimo dei grandi paesi che fa ancora i piani quinquennali, e facendo i piani quinquennali riesce in qualche modo a definire i cambiamenti delle sue strategie. Ovviamente dovremmo parlare anche della crisi europea, perché un altro dei grandi problemi nella crisi delle democrazie occidentali è proprio la crisi dell'Europa. Allora, ho capito che questa è la parte della trasmissione nella quale non vi confronterete in maniera aspra, perché avete parlato di scelte emotive, di scelte demagogiche, temi sui quali il mondo ambientalista, Filomena Ricci, è sostanzialmente d'accordo nella valutazione e nell'analisi, anche se non nel merito. Ecco, cos'è accaduto in questo paese affinché non si delineasse una strategia per affrontare una crisi come questa che è arrivata, questa crisi doppia? Sì, intanto devo dire che a questo quadro interessantissimo di ricostruzione anche geopolitica e di intervento democratico nel nostro paese, mi viene da dire che posso aggiungere un pezzetto. Tutto questo viene nell'ambito di un cambiamento climatico in atto, del quale non ci dobbiamo dimenticare, perché nel decennio dal 2013 al 2021 è stato uno dei decenni più caldi in assoluto di sempre. Vediamo che ci confrontiamo con eventi climatici estremi che pongono dei problemi di fragilità in tante parti del mondo. Si stima che nei prossimi anni più di 3 miliardi di persone vivranno in aree vulnerabili dal punto di vista climatico. Ciò vuol dire che avremo dei migranti ambientali, che quindi il problema naturalistico e diciamo energetico di inquinamento ci diventerà un problema sociale che già viviamo, che già vediamo, ma che sarà sempre più forte. E sembra che questo cambiamento climatico per molti anni sia stato anche difficile da far accettare nelle politiche, non dico italiane ovviamente, ma mondiali e europee. Adesso con le ultime conferenze si sono fatti dei passi avanti, ma vediamo ancora delle scelte troppo poco indirizzate a uscire dai fossili, perché il punto che dobbiamo porci è questo: cioè noi non ci possiamo più permettere di continuare a immettere gas serra in atmosfera, perché questi gas clima alteranti provocano dei cambiamenti nella nostra società, nel clima, nella biodiversità, e quindi nella possibilità di rispondere anche a degli eventi si dice estremi, no? Quindi un sistema, se non è più resiliente, si dice in ecologia, ha meno possibilità poi di recuperare nel momento in cui avviene un evento climatico estremo. E ne vediamo sempre di più, vediamo temperature che raggiungono i 50 gradi sulla Terra, cose che erano impensabili fino a qualche anno fa. E in questo contesto che bisogna agire per prendere delle decisioni, perché poi è tutto molto connesso con la politica, la geopolitica, con la questione ambientale ed energetica. In Italia che cosa è mancato? È mancata una pianificazione di quella che voleva essere la scelta energetica. Abbiamo detto no al nucleare con due referendum, adesso ci poniamo il problema delle fonti fossili, e andava fatto un piano serio per promuovere le rinnovabili. È da qui che ripartiamo, cercando adesso. Sentiamo ancora oggi, cioè nel momento di crisi totale, l'abbiamo detto, noi siamo arrivati alla tempesta perfetta, alla pandemia, alla guerra, però questi erano problemi che già avevamo da tempo tutti quanti, e non abbiamo messo margine quando magari si poteva. Però sentire oggi nel 2022, con, ripeto, il cambiamento climatico in atto, parlare di carbone, di ancora approvvigionamento di gas, e non pensare a una svolta futura finalmente basata sulle energie rinnovabili, appare veramente anacronistico. Bene, di questo parleremo appunto nelle fasi successive di questa nostra conversazione, che affronterà nel prossimo passaggio giro di interventi il presente e nel successivo ancora il futuro. Tra poco. Allora, siamo tornati in studio. Finora abbiamo parlato insomma del passato, di ciò che ha generato questa situazione non di tempesta perfetta, ma di nostra impreparazione ad affrontarla. Parliamo adesso della nostra impreparazione con quello che accade quotidianamente sui mercati internazionali, sulle anche dinamiche psicologiche, professor Eboli, di noi cittadini, perché abbiamo visto anche fenomeni di accaparramento nei supermercati, problemi ai quali non eravamo pronti ad assistere. Pensiamo
pensiamo soltanto all'automotive, che è una delle filiere alle quali noi abruzzesi siamo più legati, anzi è la nostra ancora di sopravvivenza economica al momento, consegne ritardate di pezzi che sono indispensabili, che tengono chiuse fabbriche con migliaia di lavoratori per settimane, consegna di auto per chi le ordinate, insomma difficoltà alle quali, pandemia a parte e guerra a parte, non eravamo mai abituati in passato. Lei ha spiegato le filiere della logistica come si sono evolute, ecco io le chiedo come si sta evolvendo adesso in questo momento la situazione sui mercati, in particolare per quanto riguarda le materie prime, le filiere di approvvigionamento, e se dobbiamo essere davvero preoccupati tanto da andare a fare la spesa per i prossimi mesi addirittura nei supermercati. Allora, a quest'ultima domanda posso rispondere, come dire, non troppo, nel senso che è plausibile che ci siano degli aumenti dei prezzi anche dei generi alimentari di necessità nel prossimo futuro, ma non è detto che siano così drammatici da giustificare una corsa all'acquisto, perché è chiaro, se mi aspetto che domani i prezzi siano più alti preferisco comprare oggi. Ma prima di rispondere, ho fatto una domanda molto interessante, cioè, beh, adesso qual è la situazione, cosa ci dobbiamo aspettare, cosa sta succedendo? Io vorrei spendere un attimo, come di spezzare una lancia a favore delle posizioni ecologiste che troppe volte sono state tacciate di essere così, come dire, pensieri di anime belle che non si confrontano con la realtà delle cose. Noi siamo arrivati a un punto in cui le compagnie assicuratrici ora hanno, da un po' di tempo, che hanno cominciato a adeguare i premi delle assicurazioni contro i rischi ambientali, perché l'evidenza del rischio ambientale aumenta. Quindi, visto che siamo una società che fonda sul libero funzionamento del mercato e del sistema dei prezzi buona parte della sua organizzazione, coloro che sono delegati in questo ambito a calcolare i rischi, cioè il mercato assicurativo, ha già incorporato buona parte, diciamo, delle argomentazioni, ha accettato buona parte delle argomentazioni dell'evidenza empirica e scientifica presentata dall'Unione, chiamata il pensiero ecologista, se mi permettete questa. Quindi, come dire, ora c'è poco da stare a discutere se siano vere o non siano vere, se l'emergenza climatica è realmente, è tale, è in atto, è già cominciata, noi avremmo dovuto cominciare a preoccuparci non oggi ma ieri di tutto questo. La tragedia sta che adesso, con l'economia di guerra, noi invece dovremmo rimandare al futuro interventi di tutela, diciamo, ambientale, appunto, che invece sono urgentissimi. Veniamo a noi adesso, come facciamo? Oh, lei, no, mi chiedeva, dice, vabbè, ma adesso la situazione qual è? No, c'è stato il Covid, ora c'è lo shock avverso di un conflitto che impatta sui mercati in tanti modi. Ecco, e torniamo adesso, lei mi chiedeva cosa sulla speculazione. Intanto, uno dei modi per cui la situazione contingente ci crea problemi è perché nascono delle aspettative di aumento dei prezzi, e la speculazione, che poi è una parola brutta, no? Ma in realtà la speculazione in condizioni normali, quando i mercati funzionano bene, ci stabilizza i prezzi, perché se un prezzo sale troppo allora conviene comprare e vendere, cioè conviene vendere a tempo e quindi fare calare il prezzo e viceversa. Quindi quando i mercati funzionano bene, la speculazione non è una cosa brutta, mettiamola così, perché stabilizza i prezzi. Quando i mercati funzionano male, come il caso di quello che stiamo vedendo adesso, invece cosa succede? Che basta che un'aspettativa di aumento dei prezzi fa scattare una bolla speculativa. Che significa? Se io mi aspetto che domani il prezzo sarà più alto che oggi, allora mi conviene puntare, scommettere su questo rialzo. Quando un gran numero di operatori, sia il numero delle transazioni che il valore delle transazioni, che puntano al rialzo dei prezzi sono abbastanza grandi, allora quella diventa un'aspettativa che si autorealizza. La credenza che il prezzo salirà diventa realtà, il verbo che si fa carne, se vogliamo. Però quando... Il punto è che quando le bolle speculative accadono, ma quando permangono nel tempo e raggiungono le dimensioni che noi vediamo, come per esempio, cioè, il grafico mostrato da Cottarelli proprio rispetto al prezzo del gas su Repubblica, mostrava che il prezzo del gas, così come viene identificato sulla piattaforma TTF, che fisicamente ha sede in Olanda, che è un mercato internazionale,
nel giro di un anno, dalla fine del 2020 alla fine del 2021, è aumentato di 5 volte e mezzo, il 550%. Cioè, come dire, un pacco di pasta che costa un euro adesso, nel giro di un anno costa 5 euro e mezzo. Cioè, è un'esplosione del prezzo che non può trovare nessuna giustificazione. Mi ricordo che un mesetto fa leggevo che negli ultimi mesi, adesso non ricordo, a fronte di un aumento della domanda del gas del 6%, che è il naturale, diciamo, esito della ripresa delle attività economiche nel periodo pre-Covid, il prezzo del gas è aumentato del 200%, quindi è chiaro che dinanzi chi ci sta guadagnando? Ci sta guadagnando in parte chi vende e produce il gas, ma la cosa più grave è che ci sta guadagnando la filiera intermedia. Chi il gas lo compra, lo trasferisce, lo rigassifica, poi lo vende, dove ci sono anche aziende controllate dal pubblico, l'Eni e l'Eden fanno parte di questo. Noi abbiamo un ruolo dello Stato in questo momento che è veramente contraddittorio. Perché da un lato contribuisce all'aumento del prezzo dei carburanti, perché le accise sono fisse, ma l'IVA no. L'IVA che noi paghiamo sul carburante cresce proporzionalmente al crescere del prezzo, il 22% del prezzo alla pompa. Quindi con l'aumento del prezzo lo Stato ci guadagna, lo Stato sta guadagnando in modo indiretto, perché poi dobbiamo riflettere se queste aziende sono ancora pezzi dello Stato o meno, perché noi, uno dei disastri del paraliberismo è che abbiamo privatizzato di tutto di più, poi dobbiamo dovuto fare marcia indietro avendo creato dei disastri enormi. La privatizzazione della rete elettrica in California è stata un'azione da perfetti imbecilli, un paese che, diciamo, un'economia che vabbè, mi fermo qui perché altrimenti. Quindi ora il governo deve intervenire o farlo subito, già sta perdendo troppo tempo perché ha tutti gli strumenti in mano per farlo: ridurre il peso fiscale sui carburanti, intervenire tramite questi operatori che hanno grosse dimensioni sui mercati, cioè l'Eni non è un'azienducola così, e intervenire su questo, intervenire e soprattutto pianificare una politica di approvvigionamento, ma questi gli operatori già lo fanno, di approvvigionamenti che non sia esposta a questi aumenti dei prezzi. Tant'è vero che proprio nell'articolo di Cottarelli che citavo prima viene mostrato come in realtà l'aumento del prezzo del gas che noi importiamo in Italia è molto più piccolo, è del 58%, non del 550%. Perché? Perché un conto è il prezzo che sulla piattaforma va su, altra cosa è che per fortuna, visto che nel commercio dei carburanti ci sono gli stock, no, ci sono le riserve, e allora questo non significa che tu compri come consumi, no? Ma compri nel momento in cui ti conviene più comprare, certo. E poi allora entriamo nel tema delle scelte per liberare in parte l'Italia dalla dipendenza del gas, se necessario, in particolare del gas russo. Io su questo avvio il botta e risposta tra la posizione di Cianciotta e quella di Filomena Ricci, avvalendomi delle 10 proposte delle associazioni ambientaliste che sono state formalizzate. Qui chiedo l'aiuto della regia di Andrea Di Fabio con un video che vi faccio vedere e che appunto con le risposte di tipo ambientalista affrontano però i vari problemi. Allora, questi sono le proposte di Legambiente, WWF e anche Greenpeace per uscire dalla dipendenza dal gas, che vengono fatte al governo Draghi anche con una precisa scansione temporale. La prima è aggiornare entro giugno 2002 il PNIEC, valutando l'obiettivo della produzione del 100% di energia elettrica da rinnovabili entro il 2035, quindi la pianificazione. Il secondo, fissare entro il mese prossimo un tetto profitti delle aziende che estraggono e trasportano gas fossile o petrolio, autorizzare entro marzo 2023 nuovi impianti a fonti rinnovabili per 90 gigawatt di nuova potenza installata da realizzare subito e attivare entro giugno il dibattito pubblico sugli impianti a fonti rinnovabili, eolico a terra e offshore agrivoltaico al di sopra di 10 megawatt, sviluppare la produzione di biometano dal forzo, scarti agricoli, reflui zootecnici, fanghi di depurazione, escludere entro il mese prossimo l'autorizzazione paesaggistica per il fotovoltaico integrato sui tetti dei centri storici, rivedere entro dicembre 2022 i bonus edilizi cancellando gli incentivi per la rottamazione e la sostituzione delle caldaie a gas e anticipare al 2023 quella per i nuovi edifici, istituire entro giugno un fondo di garanzia per le comunità energetiche
e attivare entro maggio una strategia per efficienza e innovazione nei cicli produttivi della mobilità sostenibile. Insomma, si tratta di scelte immediate, perché la situazione è immediatamente drammatica. Scelte che però avranno, pur nell'immediatezza nelle quali vengono compiute, Cianciotta, poi non un effetto immediato, appunto. Avranno, cioè, la scelta può essere fatta adesso, l'effetto non sarà immediato. Quello che preoccupa soprattutto voi è il tema della fase attuale di mancata realizzazione di quello che c'è stato in passato d'accordo, ma della impossibilità che poi queste scelte abbiano dei risultati a tempo, in tempi compatibili col fatto che noi abbiamo ancora una lampadina da accendere e una casa da riscaldare. Allora, stiamo sui numeri, perché secondo me dobbiamo parlare anche con il dato dei numeri. Negli ultimi due giorni sono state chiuse in Lombardia, che è una delle quattro regioni più industrializzate dell'Europa, 311 imprese, non perché non abbiano avuto commesse, ma perché hanno preferito, soprattutto nel settore delle fonderie, chiudere con portafogli importanti intorno ai 20-30 milioni di euro per non pagare costi di energia che sono esplosi nelle ultime settimane e che erano già in aumento negli ultimi tre mesi nel 2021, perché torno a dire, quello che è accaduto in queste settimane aveva già una tendenza chiara da almeno 3, 4, 5 mesi. Quindi l'aumento delle materie prime, e gli imprenditori del settore edile lo conoscono molto bene questo tema, era già in aumento da alcuni mesi. Quindi il numero delle imprese. Negli ultimi giorni c'è stata, a proposito di speculazione finanziaria, un investimento fortissimo che il professore conoscerà, di uno dei più grandi investitori finanziari del mondo, Warren Buffett, che nella sua vita ha sbagliato soltanto tre investimenti a quasi 90 anni, quindi qualcosa si capisce, sul settore dell'oil and gas. In modo particolare ha fatto investimenti per circa 30 milioni di azioni sui principali portafogli del petrolio. Terzo numero, e quindi significa che non possiamo così liberarci dalle fonti fossili come qualcuno ha immaginato in questi anni, perché d'amblè è molto complicato. Tutto quello che oggi ci consente di stare qui, dalla produzione della manifattura del vestiario, all'elettricità che ci viene fornita per andare in onda, inevitabilmente viene almeno in buona parte da fonti fossili. 30%. C'è un tema legato alle estrazioni del gas nel nostro paese. Quando si dice che si possono raddoppiare le estrazioni, e lo dicono oggi persone che fino a qualche anno fa hanno costruito anche la loro carriera politica attraverso una chiara impronta anti-industriale, faccio nome e cognomi, il senatore Maglio Di Stefano, che ha osteggiato in modo molto forte il TAP, la senatrice Lezzi, che è stata anche ministro dei 5 Stelle, che voleva addirittura trasformare l'ex Ilva in un allevamento di cozze, senza immaginare che avere, per esempio, all'interno di un hub strategico come è il Mediterraneo, perché quando il Mediterraneo sarà bonificato in relazione a quello che dicevamo prima con il professor Eboli, sarà importante avere un luogo di produzione dell'acciaio, perché l'acciaio è un materiale fondamentale. Beh, chi immaginava questo tipo di percorso oggi vorrebbe il raddoppio del TAP. Per fortuna che c'è il TAP, perché senza il TAP, senza questa infrastruttura che oggi pesa per il 10%, i costi di energia sarebbero ancora superiori. Quell'energia dalla quale l'Italia dipende per il 10% dalle centrali nucleari francesi, perché è vero che noi non abbiamo più voluto il nucleare, ma il 10% di quello che noi consumiamo anche in questo momento lo prendiamo dalla Francia, dalle 54 centrali francesi. Questo non vuol dire che bisogna essere a favore del nucleare, anche perché al di là del nucleare di quarta, terza generazione, rimettere in piedi quel contesto oggi sarebbe praticamente impossibile, e quindi probabilmente è meglio che non ne parliamo, perché i tempi sarebbero troppo dilatati e la conflittualità sui territori non creerebbe le condizioni per tornare a discutere seriamente di quel tema, proprio perché in 30 anni, come dire, l'equilibrio si è così avvelenato intorno ai temi dello sviluppo e dell'approvvigionamento energetico che oggi è molto complicato ragionare su questi temi. Ma il gas italiano pesa soltanto per il 3%.
il gas che oggi estraiamo, se noi lo dovessimo raddoppiare staremmo al 6%. Il tema è l'altro 94%, da dove lo prendiamo? Quando per anni abbiamo fatto disinvestire le grandi multinazionali nel nostro paese, perché sul tema dell'oil and gas c'è stata una battaglia fortissima, restiamo dipendenti dal petrolio. Nel biennio della pandemia non c'è stato mai così consumo alto di petrolio nel mondo, perché c'è una parte dove noi abbiamo scaricato tutta la filiera di produzione, segnatamente l'est del mondo, che quei ragionamenti che fa l'Europa non li vuole ascoltare, e da un certo punto di vista non si può nemmeno chiedere ai cinesi, come dire, dopo che tutto il mondo occidentale ha costruito il suo percorso di sviluppo intorno all'industrializzazione, anche attraverso l'inquinamento, ci mancherebbe, di adottare scelte drastiche in modo, come dire, così forte. Quindi come se ne esce? Perché il tema adesso è, innanzitutto, secondo me, bisogna tornare a avere un minimo di razionalità intorno a questi temi, cioè disinnescare quella conflittualità fortissima sui territori. Questa peraltro è una regione che per molti anni è stata la quinta regione italiana in termini di NIMBY, cioè questa è una regione dove il dissenso ambientalista, per alcuni versi molto giusto, perché contro il terzo traforo sotto al Gran Sasso sono sceso in piazza anche io, perché quella era un'opera oggettivamente inutile, ma devo essere sincero, per esempio l'ostruzionismo a una cabina di compressione come quella di Snam a Casapente di Sulmona è una questione che secondo me non sta né in cielo né in terra, perché di quelle costruzioni ce ne sono altre 20 in Italia. Quella è una cabina di compressione che serve sostanzialmente per spingere, per pompare il gas, e non ha mai dato problemi in un territorio nel quale ci sono 5.000 km di gasdotti sotto i nostri piedi, perché non è che non ci siano i gasdotti nella nostra regione, ce ne sono 5.000 km e ad oggi ovviamente c'è stato l'incidente di Pineto, ma è chiaro che l'area di rischio quando parliamo di questioni energetiche è sempre molto forte, altrimenti, come dire, dovremmo tornare indietro, no, di secoli. L'energia ci costringe a fare delle scelte molto radicali. Io sono molto favorevole con alcuni di quei punti, per esempio l'investimento sulle comunità energetiche, credo che sia un investimento molto culturale, sul quale peraltro l'Abruzzo, il mondo di Confcooperative, ma anche alcuni comuni come Tollo ormai già si stanno misurando da moltissimi mesi. Il tema, per esempio, dell'eolico, oggi mi fa piacere, come dire, che venga messo nel decalogo, ma era un tema che si scontrava non solo con i vincoli autorizzativi, penso per esempio alle sovrintendenze, ma tutto il mondo ambientalista non era affatto favorevole a quel tipo di intervento. Oggi il governo ha sbloccato 6 parchi eolici e uno di questi a Taranto lo sta realizzando peraltro una grande impresa abruzzese, Renexia del gruppo Tote. Facciamo felice Filomena Ricci, quanto tempo ci vorrà per riattivare Ombrina, che sta lì chiusa, basta soltanto riaccenderla, e quanto tempo ci vorrà per fare per esempio il rigassificatore al porto di Ortona? Due proposte che sono state bocciate negli ultimi anni. Allora, attivare, riaccendere Ombrina, investire su quel tipo di impianto, per le autorizzazioni ci vorranno almeno 12-18 mesi, quindi se volessimo, come dire, in qualche modo tornare a investire in quel settore ci vorrebbero almeno un anno e mezzo. Ma va fatto, due. A suo avviso? Va fatto, bisogna capire il governo che tipo di impostazione vuole dare. Allora, io posso essere anche d'accordo con gli amici dell'ambientalismo, peraltro il mio modello di ambientalismo è quello tedesco, cioè un modello di ambientalista che ha avuto già nei governi di centrosinistra con Schröder personaggi molto importanti, perché Joschka Fischer, che è stato ministro dell'esteri e che è stato leader dei Verdi e che ha avuto ovviamente un passato anche molto complicato, però quel modello di ambientalismo ha costruito un'idea di industria molto diversa rispetto a quella nostra. Ha fatto la campagna elettorale delle fabbriche. Okay, va bene. Cioè, GPL, che non è il gas quello russo, GPL, progetti di rigassificazione, ce n'era uno di Walter Tosta, Ortona. Assolutamente, che non a caso l'ha dovuto spostare in un altro porto, perché Walter Tosta molti investimenti li ha fatti nel porto di Trieste. Bene. Perché li ha fatti nel porto di Trieste? Perché a un certo punto si è trovato uno studio
ostruzionismo fortissimo delle comunità territoriali. Il tema non è soltanto legato ai no, perché qui c'è un tema secondo me legato anche alla responsabilità degli amministratori. Cioè, quello che noi dicevamo nel saggio fondamentalmente è che è troppo facile dire no, perché dire no nel breve periodo ti porta anche consenso. Il tema è come tu dai alla tua comunità le condizioni perché l'energia possa in qualche modo rappresentare un paradigma di sviluppo, perché altrimenti qui le imprese non verranno più, perché il tema fondamentale oggi è legato alle infrastrutture e alle energie. Guardate, anche il commissario della ZES Mario Miccio, che sta facendo un lavoro straordinario, qualche giorno fa in un incontro in Camera di Commercio ha detto chiaramente che il tema non sono i crediti d'imposta, cioè le imprese del credito d'imposta, meglio soprattutto le grandi che devono restare, se ne fanno poco. Il tema fondamentale è dove prendo l'energia, a che costo e quale infrastrutture noi gli diamo per essere... Io rammaricato dal fatto che il presidente di Abruzzo Sviluppo non ha detto esplicitamente che va subito riaperta Umbrina, no, ma non rammaricato perché, no, ma... perché vada fatto, ma perché insomma sarebbe stata una notizia giornalisticamente rilevante, un titolo per il mio telegiornale. Lascio tutto il tempo che vuole posso prendermi un altro secondo, poi mi taccio. Allora, chi mi conosce ovviamente sa che da sempre io sono pro industria, ma questo non vuol dire che tutti gli investimenti che vengono fatti sulle industrie o tutto quello che è stato fatto in termini di infrastrutture nel nostro paese sia stato legittimo. Faccio un esempio su tutti: Italia 90 è stato uno scempio assoluto. Questo non vuol dire che tutto quello che fa il mondo industriale o il mondo delle infrastrutture vada fatto, ma certamente non si può porre la pregiudiziale negativa sugli investimenti. Ma io capisci, anche siamo giornalisti entrambi, che per me sarebbe stato un titolo da prima pagina. Allora innanzitutto volevo spendere due parole. Il mio ambientalismo di riferimento è quello abruzzese, perché voglio dire, siamo una terra che partecipa, che legge le carte, che studia e che riesce a portare dei risultati importantissimi come quelli che avete ricordato su Umbrina e sul GPL Ortona. Non è un no Umbrina, mi piace sempre dire questo. Innanzitutto, la bellezza si fa attraverso tanti no, la bellezza fisica e morale, mi viene da dire, è fatta di tanti no, ma qua passiamo alla filosofia. Umbrina mi sembra che sia stato un sì degli abruzzesi a volere una diversa programmazione del nostro territorio, una programmazione basata sulla promozione della costa, sul turismo, su un altro tipo di idea di territorio. Non dobbiamo dire è stato no ad Umbrina, è stato un sì a un'altra visione programmatica della nostra terra, e di questo io sono molto fiera. Sono fiera di essere abruzzese, sono fiera di venire da questa regione che è riuscita con i suoi cittadini, con la partecipazione dal basso, a fermare questi tipi di azioni, dal terzo traforo al GPL Ortona e tante altre che ricordiamo. Detto questo, diciamo un po' di dati. Mi sembra di ricordare che nel 2003, dopo che c'è stato il blackout famoso, c'è stato un grande sblocca centrali a gas. Veloce, subito, diciamo, adesso forse questa crisi dovrebbe essere il momento per velocizzare finalmente l'attuazione delle politiche di energie rinnovabili, perché li abbiamo sentiti i tempi dell'altro approvvigionamento energetico, non è così immediato. E qua si parla, cioè le richieste, delle 10 richieste che ha letto prima, noi chiediamo già nel 2023 l'attivazione di tante centrali, di tante fonti, di tanti impianti a fonti rinnovabili, fino a 90 gigawatt, se ne sono previsti il doppio entro il 2026. Cioè si parla di risparmi di 36 miliardi di metri cubi entro il 2026. Il 2026 è dopodomani, non credo che nessuna... Cioè, così velocemente non credo che altre risposte si riescono a dare così velocemente. Quindi la nostra risposta e la nostra visione è chiara, è quantificata, è conteggiata nei metri cubi di risparmio e nei tempi di attuazione. Non è filosofia, non è speranza, ci sono dei conteggi da fare. Non possiamo, mi piace anche pensare che queste siano attività a favore dell'industria, perché dobbiamo pensare che alcuni di questi impianti vanno ad abbattere i costi industriali di produzione. Pensiamo sia alle piccole industrie con piccoli impianti di fotovoltaico, di chiusura del sistema dei rifiuti, ma pensiamo anche a investimenti più importanti per imprese più grandi. A questo però voglio aggiungere una cosa a cui tengo tantissimo,
che noi dovremo affrontare la povertà energetica, perché noi stiamo parlando di famiglie che avranno problemi a riscaldare le proprie case. Allora, ci sono tante misure in atto, ne cito una, c'è il piano di, sappiamo, PNRR, ma c'è per esempio il 110, il bonus del 110. Con il bonus del 110 vogliamo pensare a ristrutturare le caldaie delle case per rendere autonomi dal punto di vista energetico le abitazioni. Ci sono nel sud Italia tantissime abitazioni che non hanno neanche gli impianti fissi termici. Arriveremo a condizioni di povertà estrema, vogliamo dare una risposta a queste famiglie, visto che la tecnologia fa sì che si possano avere delle case che non consumano elettricità per riscaldarsi e per usare tutto quello che usiamo. Vogliamo mettere in atto queste politiche che sono reali, realisticamente fattibili e fattibili anche in poco tempo. Penso che sia un dovere di tutti, che diventa appunto sociale prima ancora che energetico e ambientalista. Bene, allora siamo nella ultima pausa, avremo una decina di minuti in tutto a disposizione che vi assegnerò per parlare anche della efficacia, restando su questo discorso, delle scelte che sono state fatte e che saranno attuate del PNRR proprio per rispondere a queste domande. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio, riprendiamo, siamo alle fasi finali del nostro interessante, credo, confronto. Professor Eboli aveva delle considerazioni aggiuntive che spero voglia articolare sul discorso anche dell'efficacia del PNRR che ci troviamo davanti per rispondere, nonostante sia stato varato in tempi rapidissimi, per rispondere a queste nuove, mutate esigenze, cioè arriveranno tanti fondi, sono efficaci rispetto allo scenario che è totalmente cambiato, anche perché abbiamo sentito Draghi parlare di riaccensione di centrali a carbone. Allora, prima di rispondere a quest'ultima domanda, vorrei fare due commenti, aggiungere due commenti a quanto detto la dottoressa Ricci qui. E in generale, diciamo, il confronto fra queste due posizioni, quella più, come dire, industrialista, sensibile alla esigenza, al desiderio di avere sistemi economici stabili e in crescita per tutto ciò che di buono questo ci dà, e dall'altra parte invece l'esigenza di tutelare l'ambiente in tutte queste cose. In realtà queste due esigenze solo in parte sono in contraddizione, per altri molti versi non lo sono. Quindi, in linea di principio teorica, lo spazio per una composizione del contrasto, del conflitto di interessi dal punto di vista politico, perché questo è il ruolo della politica, ci sarebbe, però questo viene ostacolato ormai appunto da quello che, come quello che dicevo all'inizio della trasmissione, il generale senso di sfiducia. Il fatto che purtroppo il potere nelle cosiddette democrazie occidentali è ricorso alla menzogna troppe volte, troppo a lungo, e questo ha cambiato le cose. Io sono rimasto assolutamente basito nel vedere di come dinanzi alla pandemia ci fosse tanta sfiducia da parte del pubblico rispetto ai risultati, diciamo, di una scienza sufficientemente esatta, che non è l'economia ma è la virologia, tutto sommato, se non facciamo. Quindi quello mi ha dato la cartina tornasole di quanto male, quanto danno ormai si è sedimentato nelle nostre società, con uno scollamento tra chi vota e chi dovrebbe essere eletto, proprio in termini di fiducia. E questo è il grosso, perché altrimenti queste due esigenze, quella, se per semplificare possiamo chiamare industrialista, e quella ambientalista, per molti versi vanno nella stessa direzione. Non a caso c'è stato Jeremy Rifkin, che è un nome che è forte, che è un economista americano pure simpatico, che da più di 20 anni, quando veniva in Italia perché ama l'Italia, ci dice: ma voi siete dei pazzi, avete tutte le condizioni per potervi liberare meglio e più rapidamente di altri paesi dei vincoli energetici, ricorrendo al fotovoltaico, all'eolico, guardate quello che stanno facendo i tedeschi, questo e quello, e non l'abbiamo ascoltato. Il secondo punto è che, questo va proprio sottolineato con tutta la forza possibile, i costi di questi disastri, prima la pandemia, andranno a ricadere sulle fasce di popolazione più debole, perché l'inflazione è un'orribile tassa implicita che impoverisce i poveri,
e arricchisce parte dei ricchi, un Robin Hood al contrario, che noi dobbiamo assolutamente evitare. Ora, detto questo, lei mi sollecitava invece PNRR. Una domanda sul PNRR. Sono scelte ancora attuali. Dobbiamo fare un'altra trasmissione, sì, per affrontare sul fronte dell'energia. Sono scelte che abbiamo approvato, cioè che il nostro governo ha varato rapidamente, a dicembre, insomma, già è tutto pronto, ma è ancora attuale. Da dicembre a marzo c'è stata un'era geologica quasi. Beh, intanto da dicembre a marzo è scoppiata la guerra e quindi c'è la nuova... Stefano lo vuole chiamare tempesta perfetta, nuova tempesta, ecco, se non è perfetta poco ci manca, e quindi questo ha cambiato i termini. Ora un discorso sul PNRR richiederebbe veramente, francamente dovrei entrare in aspetti tecnici. Per dare una risposta breve alla sua domanda, dipende. Perché noi abbiamo adesso il PNRR, abbiamo un sacco di soldi che però buona parte sono un nuovo debito, non è che in parte ce li regala, ma buona parte sono un nuovo debito, quindi più o meno siamo come gli scostamenti di bilancio che Draghi sta cercando di non fare, proprio per aumentare il debito. E all'interno di questo... Forse sarà costretto a rigore a scostamenti di bilancio, dipende da quanto dura questa maledetta guerra, lo shock terribile che secondo Cianciotta Putin ha già perso economicamente. Ma il fatto che Putin abbia perso potrebbe tradursi in uno degli scenari peggiori, cioè che l'Ucraina diventa l'Afghanistan europeo, con l'Occidente che continua a armare una legittima resistenza e la Russia che non c'è, quindi noi potremmo finire in quella sorta di lockdown, insomma, di disastro permanente che si trascina per mesi, per anni, e a quel punto i costi di tutto questo. Però la Cina non si può permettere di rinunciare a un grande mercato di sbocco come l'Europa, perché l'Europa comunque un continente dove 500 milioni di persone consumano. Assolutamente sì, guardate, io adesso Noi abbiamo regalato la Russia alla Cina, abbiamo rafforzato ulteriormente la Cina, perché il tema vero, prima parlavamo di geopolitica, 10 anni fa la Germania, che guidava di fatto l'Europa, ha regalato il Pireo alla Cina. E la Cina oggi ha il 35% di Roma. Diciamo siamo stati noi europei che abbiamo massacrato la Grecia, l'abbiamo messa in condizione del nord, l'Europa del Sud cinesi. All'epoca contava molto poco, l'Europa del Sud era considerata veramente un figlio. Stendiamo un pietosissimo velo d'oblio sulla crisi perché la cartina torna solo del fallimento politico e morale dell'Europa, perché abbiamo fatto schifo nei confronti del popolo. Va bene, allora di questo ovviamente parleremo in un'altra trasmissione. A Cianciotta chiedo un giudizio su questa tempestività delle scelte del PNRR in tempi inauditi per le nostre scelte economiche del paese, ma che rischiano addirittura di diventare inattuali dopo qualche mese. Che probabilmente ci sarà una dilatazione del tempo, mi pare quasi inevitabile, peraltro lo ha detto anche Draghi, che ci sarà una revisione, adesso bisogna vedere se la revisione è solo temporale o anche economica, però già per l'Italia era molto complicato mantenere la prescrizione temporale dei 4 anni, perché almeno la progettazione delle opere deve essere completata nel 2026, stiamo vedendo per esempio in questa regione l'affanno che c'è intorno alla ferrovia Pescara-Roma, anche se poi il dibattito pubblico sta di fatto creando le condizioni anche perché questa regione possa diventare un paradigma di riferimento anche sotto quel profilo. E lì do ragione al professor Ebili, il tema principale è che in questi ultimi anni si è praticamente lacerato, e quando parli di infrastrutture e di sviluppo il tema della fiducia è fondamentale. Il no fondamentalmente è stata una scelta, al di là adesso delle posizioni industriali e ambientaliste, adesso per semplificare, perché con Filomena Ricci mi pare che siamo invece molto d'accordo su alcuni temi, è venuto meno il processo di mediazione della parte politica, cioè la parte politica avrebbe dovuto aiutare le comunità a capire meglio questi temi, il tema dell'ascolto era fondamentale. E quel tema è stato lasciato alla deriva,
per troppi anni. Questo non vuol dire che bisogna riaprire Ombrina, bisogna chiuderla definitivamente, bisogna avere un atteggiamento più equilibrato quando si parla di sviluppo, perché oggettivamente la crescita del nostro paese è avvenuta attraverso le fonti fossili. Questo non vuol dire che le fonti fossili dovranno ancora rappresentare l'unico elemento di sviluppo per i prossimi secoli, ma non possiamo dire, e questo, come dire, parlo da italiano, non possiamo accettare che a un certo punto l'Europa indichi un Fit for 55, perché in 15 anni noi dobbiamo dismettere l'endotermico e dobbiamo modificare completamente le nostre aziende. Cito un dato: nel 2019, quando dopo il Dieselgate si cominciava a parlare di elettrico, non ovviamente con la frequenza di oggi, ma già era un tema fondamentale su quale peraltro anche in quel caso la filiera dei grandi produttori dell'est del mondo, penso per esempio alla Corea, già avevano avuto un vantaggio competitivo significativo, l'amministratore delegato di Bosch Italia, Derek Dambach, disse in una conferenza stampa di fine anno per presentare i bilanci che se ci fosse stato un passaggio all'elettrico così immediato, e Bosch a Bari oggi su Common Rail sta avendo problemi, l'Italia avrebbe avuto 150.000 posti di lavoro in meno. Perché? Perché certi passaggi non possono avvenire senza una programmazione. Quando la von der Leyen... Siamo molto preoccupati anche per sé, per la sua capacità di adeguarsi. Faccio una battuta. Dobbiamo chiudere, proprio con Filomena. Sul PNRR è ovvio che arrivano fondi, sì, ma se li usiamo per fare gli stessi errori che abbiamo fatto nel passato, non saranno efficaci. Visto che sono un investimento, voglio ribadire quello che ho detto prima, li possiamo usare per dare possibilità alle imprese, alle famiglie, di affrancarsi su alcuni costi pesanti dell'energia. Non possiamo però pensare al carbone, che mi sembra una scelta da già lasciata a perdere, insomma, però perché semplicemente perché il carbone comunque dalla Russia viene, quindi noi dobbiamo pensare a politiche lungimiranti. Abbiamo la possibilità di avere dei fondi, come forse non ci capiterà per tantissimi anni. Mettiamo in atto una programmazione energetica seria che ci faccia uscire dalla dipendenza da altri paesi e soprattutto da momenti geopolitici così fragili. Faremo un'altra trasmissione sul PNRR, sugli impianti di smaltimento, perché i 209 miliardi l'economia circolare ne prenderà 70. Bene, li realizzeremo gli impianti? Punto interrogativo. A me sembra che il punto fondamentale, culturale e politico che io citavo all'inizio della trasmissione riemerge, perché questi problemi potrebbero trovare soluzioni, sintesi, se il piano della mediazione politica fosse ancora efficace, politica non avesse ancora la fiducia di buona parte della politica. Lei è un sognatore, con questo sogno, vista anche l'ora, insomma, perché andiamo in onda, insomma, sono trascorse le 23, grazie al professor Eboli, grazie a Cianciotta, grazie a Filomena Ricci, e arrivederci alla prossima settimana, alla prossima puntata.